Le abbiamo sotto mano ogni giorno. E quindi, beh, capita di volerle rinnovare, schiarire o illuminare con un colore nuovo. Sto parlando proprio delle sedie. Sembrano piccole, abbordabili come lavoro, eppure possono riservare delle sorprese. Attenzione a non sottovalutarle. Se non ne hai mai dipinta una, ti potrebbe accadere, per esempio, di trovarti a metà del lavoro a prendere consapevolezza delle reali difficoltà che si incontrano durante il restyling di questi pezzi di arredamento, soprattutto se i pezzi da ridipingere sono 4, 6 o addirittura 8. ma quante storie, cosa sarà mai una sedia? Prego, signora. Con quello che ho detto prima, assolutamente non voglio demoralizzarti, anzi, voglio che tu possa affrontare il lavoro con il piede giusto. Quindi in questo video ti do i consigli per poter affrontare tutto con maggiore consapevolezza e quindi trarre grande soddisfazione dal risultato finale. Pronti? Al lavoro! Sulle sedie imbottite o impagliate, ove possibile, ti consiglio di smontare la seduta in modo da lavorare più agevolmente. Poi, naturalmente, si passa alla preparazione del supporto. Vista la complessità delle sedie, potrebbe arrivare la tentazione di ridurre i tempi tralasciando fasi importanti, appunto proprio come quelle preparatorie. Ti ricordo che se ti fosse mai balenata questa idea, le sedie sono oggetti di uso quotidiano e vengono sottoposte davvero a molte sollecitazioni. Quindi il lavoro deve essere ben eseguito per evitare che il lavoro si rovini presto e con il minimo urto. Inoltre, saltare le fasi preparatorie può rivelarsi davvero un errore clamoroso perché aumenta il rischio di dover rifare tutto il lavoro da capo. Se dipingi le tue sedie con un nuovo colore coprente, sappi che non è assolutamente necessario riportare il legno al grezzo. Sarà sufficiente eliminare la prima patina lucida più superficiale e opacizzare la sedia. È importante inoltre rimuovere tutto ciò che si stacca, quindi tutte le parti di vecchia vernice o vecchia pittura che si sfaldano e si staccano, queste vengono eliminate proprio in questa fase grazie alla carteggiatura. Si può utilizzare anche la levigatrice, naturalmente solo per tutte quelle parti lineari e facilmente raggiungibili. Per tutto il resto bisogna rifinire con la carta abrasiva. Io sto utilizzando un disco sulla levigatrice già un po' già precedentemente utilizzato, quindi un disco già usato di grana 120 e la stessa grana anche per la carta abrasiva a mano. Un punto importante sono gli spigoli. Ricordati di eliminare bene il lucido della vecchia finitura, perché sono i punti più vulnerabili e delicati. E qui la pittura invece deve aderire e fare presa molto molto bene. Questo a meno che tu non desideri volontariamente un effetto decapato, per cui vuoi tirare fuori nuovamente gli spigoli. Elimina adesso tutta la polvere prodotta nella fase precedente e puoi utilizzare anche un aspirapolvere. Sgrassa lavando le sedie con una spugna o uno straccio in microfibra, imbevuto di acqua e alcol denaturato. Poi lascia che si asciughino in maniera naturale, completamente e perfettamente. A questo punto si applica una mano di primer. È importante questo passaggio per rendere uniforme il supporto, che ora è disomogeneo. Infatti ci sono delle parti in cui affiora il legno e su tutto il resto invece c'è ancora la vecchia vernice, anche se carteggiata e opacizzata. Inoltre, il primer ti consente una maggiore tenuta di quello che sarà poi il colore definitivo, quindi la pittura con il colore definitivo.
Io le sedie le inizio sempre capovolte su un tavolo. Questo mi consente proprio di vedere e di rifinire bene tutta la parte inferiore. La mano di primer deve essere sottile e con il pennello, mentre si stende su tutte le sfaccettature di ogni asta, è necessario ripassare in particolare lungo gli spigoli. Le tante sfaccettature e le tante intersezioni di cui sono composte appunto le sedie sono proprio causa di facili colature o di formazione di bave di pittura che rovinano decisamente l'estetica del lavoro. È uscito il mio nuovo ebook Patinare con le velature di colore. Per scaricarlo gratuitamente e tenerlo sempre con te e consultarlo comodamente quando vuoi, puoi utilizzare il link che ti lascio giù nell'info box o descrizione. Una volta terminata tutta la parte inferiore, giro la sedia e faccio lo schienale e tutte quelle parti che non erano visibili prima. Il primer bisogna poi lasciarlo asciugare per 12 ore. Una volta asciutto, con la spugna abrasiva morbida a grana 180 passo rapidamente sulla superficie in modo che diventi liscia e sempre in questo momento elimino eventuali irregolarità o piccole gocce che si sono comunque formate anche se ho cercato di applicare nella maniera più precisa possibile. Diciamo un'altra cosa, naturalmente si cerca di stare più attenti possibile, è ovvio che qualche piccola gocciolina, qualche piccola imperfezione capita sempre che sfugga. Non ti preoccupare, prima di tutto la si può eliminare una volta che la gocciolatura è ben asciutta con un pezzetto di carta abrasiva. Poi, vabbè, una piccola irregolarità ogni tanto è, diciamo, sinonimo di lavorazione manuale ed artigianale, quindi non la si può considerare un difetto, mentre invece bisogna fare molta attenzione ad evitare che siano tutte una sbrodolatura, perché altrimenti il lavoro risulta esteticamente davvero molto brutto, soprattutto se intendi fare questo lavoro come imparare questo lavoro come professione e devi eseguire il lavoro su commissione. Adesso finalmente nuovo colore. Lo si applica con la stessa procedura e accuratezza del primer, quindi attenzione a gocce e bave lungo gli spigoli e nelle intersezioni. Controlla bene anche che tutte le sfaccettature delle varie aste che compongono la sedia siano state dipinte. A me per esempio ne sfugge sempre una e me ne accorgo mentre asciugano. Beh, poco male, si prende il pennello e si rifinisce. Il colore va applicato in due mani e la distanza fra una mano e l'altra e la successiva deve essere almeno 12 ore. Ti consiglio di utilizzare per questa operazione uno smalto all'acqua. Ce ne sono in versioni anche super opache.
Perché? Perché lo smalto è esso stesso una finitura, quindi è lavabile e si protegge da solo e non necessita quindi di nessuna ulteriore applicazione di protettivo. Contrariamente a quanto si pensi, infatti stratificare troppi strati di pittura anziché rendere il lavoro più solido lo rende più vulnerabile agli urti, perché si forma una crosta spessa, una stratificazione spessa che è facile da scheggiare in caso di urti, e tutti sappiamo che le sedie in casa invece sono sempre molto sollecitate. Spero che questo video ti abbia dato una maggiore consapevolezza di che cosa comporta fare il restyling di una sedia, e il conoscere il perché di ogni fase ti dia maggiore sicurezza nell'intraprendere il lavoro. Come vedi dal risultato finale, la soddisfazione è davvero grande. Se devi eseguire il restyling di sedie su commissione, mi raccomando, tieni in considerazione che, come hai visto, il lavoro porta via tempo e manodopera, oltre al materiale naturalmente. Quindi attenzione a non rimetterci e quindi non fare un paragone in dimensioni con altri mobili. Vuoi conoscere e approfondire le tecniche di decorazione e restyling del mobile? Vai sul sito lorenamachiavelli.com e prendi i tuoi videocorsi. Signora!